La manifestazione per ricordare i principi fondamentali dell'Unione Europea, quindi prima di iniziare ci sarà un intervento del professor Salvino che leggerà due articoli al riguardo. Quindi la sua parola. Buongiorno a tutte e a tutti. Come penso sappiate, in queste settimane è accaduto qualcosa di grave in Italia, almeno per quanto riguarda noi docenti del Giordano Bruno e tanti altri docenti delle scuole italiane. Una insegnante di Palermo è stata sospesa per 15 giorni con stipendio dimezzato in seguito ad una ricerca che i suoi allievi hanno fatto, in cui hanno abbinato il decreto sicurezza di questo governo alle leggi razziali. Al di là del contenuto è stato minato un principio fondamentale, che è quello della libertà di insegnamento e di espressione. Io ci terrei innanzitutto a partire dalla libertà di espressione, prima ancora di quello di insegnamento, perché i ragazzi in loro autonomia hanno fatto questo collegamento, che poteva essere un'occasione di discussione. Discussione vuol dire giusto, sbagliato, criticità, problematicità, continuità. Dunque i ragazzi hanno proposto un'interpretazione dei fatti, della realtà, un'interpretazione. Da lì si poteva partire per discutere. Invece il Ministero, su segnalazione, è intervenuto dicendo che l'insegnante avrebbe dovuto impedire la manifestazione di quelle idee e dunque non esporre quella ricerca. Allora forse il nostro Ministro e anche l'Ufficio Scolastico Regionale, appunto siciliano, si dimentica che cosa? Articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Gli unici limiti alla libertà di espressione sono l'incitamento all'odio razziale, alla violenza, alla discriminazione. Dunque tutte le idee hanno libera circolazione sotto il nostro cielo, della Repubblica Italiana, tranne quelle che invitano alla violenza, alla discriminazione e all'odio. I ragazzi hanno semplicemente fatto un collegamento, vi ripeto, giusto o sbagliato che sia, hanno espresso un loro punto di vista. E c'è un altro problema, l'insegnante sarebbe dovuto intervenire per ritirare questo lavoro, segnalare questo lavoro, censurarlo, ma l'insegnante non l'ha fatto perché ha voluto valorizzare quel tipo di percorso e ne ha discusso con i ragazzi in occasione della giornata della memoria. Anche in questo caso forse il nostro ministro e l'ufficio scolastico regionale siciliano si dimenticano una cosa. Articolo 33 della nostra Costituzione. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato. La legge nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità deve assicurare ad esse piena libertà e loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione di vari ordini e gradi di scuola e per la conclusione di esse e per l'abilitazione dell'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università e accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalla legge dello Stato. Io per chiaramente correttezza l'ho letto tutto, quello che ci riguarda ovviamente la prima parte, la prima riga. La nostra costituzione è molto semplice nei valori fondamentali. Le nostre madri, i nostri padri, gli studenti non hanno voluto lasciare zone d'ombra dopo 20 anni di dittatura fascista che è costata chiaramente una anche durissima guerra mondiale, oltre che la repressione in termini di diritti e libertà. L'arte e la scienza sono libere, non devono subire le pressioni politiche, economiche, culturali, non devono subire dunque censure, e libero ne è l'insegnamento, sempre a partire da quello che dicevo prima. Se un insegnante entra in classe e vi dice odio, violenza, mettere in pratica, picchiate, organizzate un partito o movimento per appunto rovesciare la democrazia, o viene un insegnante e comincia a negarvi, ma sì, non sono, la caccia alle streghe non è mai esistita, ma gli ebrei non sono mai stati portati nei campi di sterminio, ma guardate, se avete un insegnante ovviamente che palesemente sta facendo o propaganda, votate il tizio, Caio Sempronio, sta falsificando ovviamente la storia, la scienza, lo si può fare con la scienza, voi potete, da studenti anche voi liberi, segnalarlo e si apre una discussione, ma è libero l'insegnamento di un insegnante, non è libero di dire chiaramente idiozie,
di dire falsità o di incitare all'odio e alla violenza. Chiudo dicendogli che questi articoli sono norme di indicazione per realizzarle. La Costituzione, che è la legge delle leggi, non è una legge specifica ordinaria, indica la strada da percorrere. I nostri padri, i nostri madri costituenti ci hanno lasciato un dono, un regalo gigantesco, che è questa prospettiva. Ma questa prospettiva risulterà reale, risulterà vivibile, praticabile, se noi l'assumiamo, se noi la facciamo nostra, se pensiamo che siano sempre altri a dover realizzare questo progetto di democrazia reale, di democrazia sostanziale, non di una democrazia solo su carta. Se vogliamo che questi diritti siano concreti ogni giorno, noi dobbiamo dare il nostro contributo per renderli vivi, per metterli in pratica. Altrimenti il grande rischio è che nell'indifferenza questa carta costituzionale, giorno dopo giorno, svanisca di fronte ai nostri occhi. Buona visione a tutti.